il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e al tempo stesso la fonte da cui promana tutta la sua energia. Così la Costituzione dogmatica Sacrosanctum Concilium, il primo grande frutto del Vaticano II, definisce la liturgia, delineando un modo nuovo di stare nella Chiesa e nel mondo, attraverso un'attiva e consapevole partecipazione da parte dei fedeli alle celebrazioni. Promulgata da Paolo VI il 4 dicembre 1963, la Costituzione è stata recentemente oggetto di un convegno organizzato dalla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, in collaborazione con la Pontificia Università Lateranense. Rileggere ed approfondire il contesto storico in cui maturò la Sacrosanctum Concilium per meglio interpretarne i principi generali. Apice della vita ecclesiale, secondo la Costituzione, è l'esperienza comunitaria dell'azione liturgica da cui i fedeli attingono il cibo necessario per la propria vita spirituale, come ci spiega il cardinale Marc Ouellet, prefetto della Congregazione per i Vescovi. Il popolo di Dio che vive nella storia, questo popolo da dove trova la sua identità? Il centro della sua identità si trova nella domenica, cioè nell'incontro col Cristo risorto, perché è lui il punto di riferimento che dà consistenza all'assemblea liturgica, e quindi questo è fondamentale perché è esperienza di comunione nell'incontro col Signore che convoca e si dà alla Chiesa la domenica. La Sacrosanctum Concilium introduce le lingue nazionali sia nella messa che nell'amministrazione dei sacramenti e promuove le moderne espressioni artistiche di autentica ispirazione religiosa. Ma la riforma liturgica della Chiesa ha bisogno di una concreta attuazione, e un anno dopo la sua promulgazione viene istituito un consiglio con questo particolare incarico, come ci ricorda il direttore del Centro Studi e Ricerche sul Concilio Vaticano II, Philippe Chenot. Questo concilium, creato, voluto da Paolo VI per l'applicazione della riforma liturgica, creato nel gennaio del 64, composto da 42 vescovi, era presieduto da un vescovo diocesano, il cardinale Lercaro, che era il grande specialista della liturgia nell'episcopato italiano, e dunque fu incaricato di mettere in qualche modo in pratica i grandi principi che erano stati delineati nella Costituzione. Per Paolo VI ci fu questa consapevolezza della necessità di organizzare il lavoro postconciliare, che è venuta molto presto.